Si è svolto nella Sala Rossa del Palazzo Municipale di Pordenone un convegno sui doposcuola pubblici e privati. Amministratori, docenti, educatori e volontari si sono confrontati sui vari servizi esistenti sul territorio comunale e sulle possibilità di accreditamento dei doposcuola al fine di offrire un ulteriore servizio alle famiglie e ai ragazzi che prolungano la loro permanenza anche dopo l'orario scolastico. Presente all'incontro l'assessore comunale Ines Flavia Rubino. Il Comune ha fortemente voluto questa iniziativa, non solo dopo scuola, per rispondere a due esigenze fondamentalmente: aumentare il tempo scuola, soprattutto dopo l'eliminazione dei tempi scolastici, dei pomeriggi da parte dello Stato, e dare la possibilità alle famiglie che non possono accudire direttamente i bambini di avere qualcuno che pensi all'accudimento al posto loro. Non solo scuola significa che il pomeriggio deve rappresentare anche una possibilità per incrementare anche altre competenze, non solo quelle che sono previste dai programmi scolastici. E dare quindi delle opportunità per i ragazzini di aumentare la propria indipendenza nello studio, la capacità di avere un metodo di studio più autonomo e la capacità quindi di avere un successo maggiore anche nel tempo di scuola regolare. Questo tempo scuola in particolare interessa il Comune perché vuole puntare sulla qualità. Noi puntiamo infatti ad avere un accreditamento dei doposcuola scolastici, così come c'è stato un accreditamento degli asili nido. I genitori possono rivolgersi direttamente al Comune per avere tutte le informazioni che saranno utili per poter accedere alle iscrizioni.